Tula, con la sua fortezza arroccata sulla cima di un bastione, è bellissima con le sue case grattacielo a metà tra architettura e scultura. Il tempo pare si sia fermato, tutto sembra lontano, sicché risulta naturale fermarsi presso una moschea, mentre il muezzin chiama alla grande preghiera del venerdì, osservare la gente che entra per pregare ed aspettare anche che esca. Del resto la curiosità è reciproca, noi osserviamo loro, loro osservano noi. Tra poco le strade diverranno silenziose. Nella stanza più bella della casa, il mafreggio dell'ultimo piano, gli yemeniti si dedicano al rito del kat, masticando per ore le foglie più tenere dell'arbusto. Shara domina l'altopiano dalla sua imprendibile posizione a 2600 metri. La pista per giungervi, tagliata nel fianco della montagna, ha dell'incredibile per la ripidità e la tortuosità del suo tracciato, e gli automezzi che la percorrono, sgangherati come sono, non sembrano promettere un felice viaggio. Tuttavia, in cima si arriva. Ed il mattino dopo, la luce dell'alba illumina il famoso ponte, gettato arditamente su uno strapiombo di 300 metri, a collegare, da ormai quasi 4 secoli, Shara al villaggio arroccato sul monte vicino.